Lorenzo, ma non ti sei ancora stancato di andare in moto dopo tutto questo tempo? No, bello, bello, mi mancava, poi siamo presentati qua con sei moti, il lavoro è stato veramente tanto. Questa era una? Bello. No, questa è stata la prima che ho guidato qua, perché ecco, sono andato a vedere, a fare un giro della pista appena sono atterrato, però no, non era questa. Questa si gira sotto i due minuti, tranquillamente. Questa per strada è il top, ce l'ho anch'io, lo uso. Sì, adesso non è che devi fare proprio... Si guida bene, dico la verità. Sì, va bene. Io sono un amante anche delle moto stradali, vado per strada, ho 1100 e amo. Vabbè, parliamo di MotoGP, okay, che qua sì. Se no mi fai tutto lo sponsor, poi lo so che Pezzini è contento e ti aumenta lo stipendio. Quante moto vivi? Sei moto qua? Sei moto. Cosa te ne faccio di tutte queste moto? Sei moto, diciamo che qui abbiamo fatto un lavoro molto, soprattutto per i ragazzi, per Aleix e Maverick. E ho usato le loro moto con comunque le loro configurazioni e abbiamo provato tanto, abbiamo provato tante cose da casa. Noal ha lavorato tanto e ci tengo anche a ringraziare, perché comunque quelli che sono a casa e non sono magari in prima linea, comunque anche loro si fanno in quattro per arrivare pronti e avanza sei moto. È stato purtroppo il meteo un po' ci ha rallentato oggi, però bello oggi bello, infatti pausa pranzo praticamente quasi nulla e abbiamo girato, però sai, servirebbero altri due giorni, purtroppo avendo avuto quel giorno completamente bagnato. Sì, ho visto che c'era già Aleix nei box già ieri, ancora oggi. Cosa gli hai detto? Aleix è molto molto carico e motivato, anche Maverick mi ha scritto. No, sono curiosi, di fatto la moto nuova comunque va meglio, è uno step rispetto alla 22 e quindi questo è positivo. E adesso noi le abbiamo preparate tutte, adesso vediamo, non vedono l'ora di salire entrambi. Sai, noi le abbiamo solo potute vedere da distante perché questi giorni non ci facevano entrare in pit lane, però dai. Sulla Aprilia c'è visto un grosso lavoro sull'aerodinamica, di nuovo un'evoluzione. Cosa si prova? Cioè, questa carriera qui sta facendo un po' scuola. Abbiamo visto KTM con una soluzione molto simile. Ma nella guida cosa si prova con quella carena lì? Diciamo che le MotoGP negli ultimi anni, anche per un pilota da guidare, sono cambiate tanto. Si sono evolute moltissimo con l'introduzione di questa aerodinamica comunque abbastanza libera, dove si sta lavorando, si sta investendo denaro e tempo, e le moto sono diventate sempre più performanti, ma sempre anche più complicate da guidare, perché comunque sono un po' più fisiche. Però c'è tantissimo lavoro, abbiamo anche altre soluzioni, siamo in continua crescita. Cioè non abbiamo visto tutto. No, poi avremo anche altri test per provare tante cose differenti, quindi qui abbiamo avuto proprio un assaggio, un inizio, una preparazione, proprio uno shakedown per Aleix e Maverick che abbiamo fatto. Ma tu sei contento di come è andato tutte queste giornate? Sì, sono contento perché comunque non spingendo, usando moto non mie, abbiamo girato comunque forte, avendo avuto anche comunque una pista che non era molto gommata, visto tutta l'acqua che c'è stata in questi giorni, e quindi sì, sono soddisfatto e non vedo l'ora poi di provare anche la mia moto e poter spingere. Ma lo farai già nei prossimi giorni o dovrai aspettare Portimao? Al momento in programma c'è Jerez. Jerez è a inizio marzo. Qua io sono qua, chiaramente ci sono ci sono due moto a pilota e chiaramente anche loro, Aleix e Maverick, devono lavorare. Se serve sono qua, se c'è da fare qualche lavoro extra lo fai, sono insomma. Qua. Ma senti un po', i rivali li hai visti in pista? Come ti è sembrato? Ti hai fatto un'idea? Poco, perché soprattutto quando facciamo i test spesso si provano varie cose e ti chiedono anche gli ingegneri di girare da solo e non magari qui in scia un altro. Però l'idea è che chiaramente come tutti gli anni il livello è sempre più alto e tutti sono presentati qui in Malesia con moto molto evolute, come hai detto anche te prima, anche a livello aerodinamico, e mi sembra che vadano forte tutti quanti. Ma la sfida italiana con Pirro la senti?
No, oggi noi dai. No, adesso qui no, è chiaro, Michele è un rivale come gli altri e bisogna cercare di stargli sempre davanti. Noi oggi qua non abbiamo fatto né time attack, non abbiamo messo gomme sul finale, perché comunque si sa che qui in Malesia o la mattina o la sera se li metti in quel lasso di tempo lì, comunque il tempo viene Michele giù. Michele ha fatto il furbo. Capito? Viene giù, no! No, vabbè, no, ma non glielo diciamo, è una cosa tra noi. No, Michi, chiaro, è un pilota molto forte, ha tantissima esperienza, quindi c'è da apprendere sempre da tutti quanti. E però no, dai, qui era proprio shakedown per noi. Prossimo test. Bisogna bastonare tutti quanti, cioè tutti quanti, bisogna cercare di stare sempre davanti a tutti, l'obiettivo di un pilota è quello. Ma te ne fai un po' qualche wild card quest'anno? Adesso ne avrai meno, senza sì, concessione. Sì, esatto. Purtroppo, per me da pilota, ne faccio solo tre. Farò, ancora da confermare però, Mugello, Assen e Spielberg. Mm-hmm. Tutte piste dove non faccio test, anche perché comunque il mio obiettivo è quello comunque di correre un domani, spero in MotoGP, e non voglio perdere l'attitudine a entrare in piste nuove e spingere subito, perché a volte facendo i test magari riesci a prepararlo un po' prima il Gran Premio, non dico che uno è agevolato, però comunque girare in pista dove non giri mai, entrare e spingere subito, quella è un'attitudine che un pilota comunque deve avere. Chiaramente sarà ancora più difficile perché comunque fai poche gare, ma in pista dove poi non hai neanche provato quest'anno, poi ti fai pure la sprint race, esatto, che quindi una passeggiata di salute, però dai, abbiamo preferito fare così. Grazie Lorenzo, grazie a voi ragazzi, ciao a tutti.